E ciao a tutti ragazzi, qui è Andragar che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Battle Cats, la seconda parte. Perché nello scorso episodio avevamo fatto già un sacco di livelli ed eravamo arrivati fino a 20 minuti di video. Quindi adesso facciamo la seconda parte, perché ho preso dell'altra energia tramite una leadership che ci permetterà quindi di fare altrettanti livelli. Quindi andremo avanti in questa campagna molto 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 veloce, ragazzi. Andremo flash. E anche se, oddio, di livelli sulle Battle Cats comunque ce ne sono, quindi forse flash, non so se si addica. Va bene, va bene. Non ho neanche guardato le missioni, che missioni c'erano, cavolo, potevo guardarle. Vabbè, se mai potevo concentrarmi su quelle, ma chi se ne frega se mai quelle le faccio fuori video, diciamo, off camera. Nel mentre qua, ha spawnato un maiale, un maialonzo rosso, due maialonzi rossi. E vabbè, ti dico, cioè, sì, insomma, capiscimi. Non è per nulla un problema, ma proprio per nulla, perché penso che li stiamo abbastanza disintegrando. Anche se stanno reggendo un sacco, e mi è morto il rocker, non va bene. Penso che gli distruggiamo la torre prima che loro ci uccidano, vero? Sì. Sì. Perfect, ragazzi. Allora, qua abbiamo anche Dubai. Allora, fatemi guardare, già che ci sono le missioni. Ok. Clear stage using cat combo, no? No, questo lo faccio off camera, ragazzi. Clear all stage in the Emperor of Darkness. Sì, ciao. All stage in time enough for cats. The final stage into the future. Se vabbè, poi. Challenge cat close dojo, vabbè. Qua poi cosa ci sono? Ah, vabbè, slap jockey. Vabbè, queste sono tutte cose abbastanza normali. Vacation queen. Ah, è vero che dovrei evolvere la vacation queen. Quanto mi dà? Però per 10 cat food, ragazzi. Ma sapete, cioè, praticamente butterei dell'esperienza. Ma nah, chi se ne frega. Andiamo avanti a Dubai, allora. Oh, siamo proprio sulla costa, ragazzi. Perfetto. Quindi possiamo anche buttarci in mare con tutti i nostri 700 gatti. Facciamo uno tsunami quando ci buttiamo in acqua, vabbè. Dettagli. Vabbè. Nulla di particolare alla fine, cioè stiamo andando molto aggressivi e loro non stanno buttando fuori praticamente nulla per difendersi, quindi quasi sicuramente vinceremo anche questa. Però a Dubai io mi ricordo che c'era un boss, potrei sbagliarmi però, vabbè, staremo a vedere, mi sembrava di sì, però sai com'è, potrei sbagliarmi, quindi... Attenzione, colpo. Vediamo. Sì, ok, c'era il pinguino, infatti. Ok, pinguini. Stanno spawnando un sacco di pinguini. Dobbiamo combatterli. Che poi non sono boss, sono mini boss, però vabbè, a noi importa poco. Vai, boom, colpo devastante. No, mi è morto il... Cattercat. Ah, maledetti pinguini. Il problema, perché i pinguini dovete sapere che non sono molto forti, ma hanno tanto knockback, quindi vuol dire che ci mandano indietro l'unità. E non è bello, perché così le nostre unità non possono più sparare e difendersi. Che, capitemi, non è una bella cosa. Sia per l'unità, sia per me. Comunque, Cattercat ha spawnato un sacco di gente forte, quindi abbiamo vinto a prescindere. Perché adesso, ragazzi, abbiamo l'accounting al massimo, il che vuol dire che quando un pinguino muore mi dà tipo una marea di soldi. E ragazzi, questa è tanta roba, un potenziamento che vi consiglio assolutamente di fare. Perché vi permette veramente di vincere anche dei livelli più difficili, perché ti dà talmente tanti soldi che o non puoi schierare più nulla perché è tutto in ricarica. Altrimenti hai vinto, tutto qua. Comunque siamo in Arabia Saudita e niente, dobbiamo distruggere un ippopotamo, va bene. Ci dovremmo mettere
Poco, spero, gioco? Dimmi di sì. Perché poi il gioco è maledetto, perché ci sono anche quelli potenziati. Quindi questo, magari il gioco non te lo dice, ma uno potenziato. A me sembra depotenziato, ma vabbè. Abbiamo fatto fuori anche il serpentello, che non ci fa problema, per nulla. E niente, dobbiamo distruggergli la base adesso. Perfetto, perfetto. Come si difenderà la nostra Arabia? Per ora non sta facendo niente per difendersi, nel senso sta schierando qualcuno ogni tanto, ma non basterà mai, ma mai, mai, mai. Oh, un ippopotamo. In quanto tempo verrà distrutto l'ippopotamo? In 4,5 secondi. No, dai, non lo distruggiamo neanche, teniamolo in vita. Distruggiamo solo la base. Normal oil, cioè l'ho distrutto e tu mi dai il normal? Ma va là, ma va là, ma va là. Kenya, perfetto, andiamo anche in Kenya. Si sta facendo tutta l'Africa e le zone circostanti. Oh, un leone. Perché non c'è come boss il leone? Non mi sembra ci sia su The Battle Cats. Peccato, peccato. Vabbè, loro schierano tre cani, io schiero tre gatti. E così via. Quindi schiero anche il quarto gatto. Dai, proviamo a fare questa tecnica, vediamo se funziona. Se no, potremmo fare la classica tecnica del Cutter Cat, che non sarebbe male, però dovrei avere questo caricato al massimo, quindi prima il Nymph Cat. Tanto ci metterò pochissimo a caricare il mio cannone. Del resto poi abbiamo il Nymph Cat, ok. Vabbè, Dio, non siamo messi proprio benissimo, però... Ehi, a noi va bene così. Se vai potremmo aspettare che il Nymph Cat spari, però sta sparando solo alla torre, maledetto Nymph Cat. Sta facendo un disastro. Cioè sta alla torre però, perché... Oh, allora aspetta cosa faccio? Fire, vai. Boom e boom sulla torre, perfetto. Tattica, la tattica ha funzionato? Ok, è morto il maiale. Ci ha dato un sacco di soldi. And? Abbiamo vinto, ragazzi, perfetto. Altra expo che è fondamentale è Madagascar. Perfetto. Questo video, ragazzi, penso che non durerà molto perché comunque ne abbiamo così tanta energia da andare molto avanti. Vabbè, qua ci sono degli stickman, normalissimi stickman. Vabbè, per ora il Madagascar è abbastanza tranquillo. Oh, guarda che giornata solare che c'è qua in Madagascar. Che bello. Che bello! Tra l'altro ho un baobab come base, ok? Ci sta. Guardate Stickman! Mamma mia! Quanti ne ho uccisi! Ne ho uccisi tantissimi, cavolo! Va bene, mi fa ridere tra l'altro che c'è quello che cucina il pesce. Vabbè, no comment. Potrebbe scendere in battaglia a sparare o a colpire, a fare non lo so quel che deve fare. E invece no, lui cucina il pesce. Beh, almeno dopo abbiamo la cena, dai. Almeno così ci consoliamo un po' con la cena. Del resto, stiamo vincendo. Abbiamo lo Yuki Cat. Abbiamo il Cutter Cat. Abbiamo un gorilla. Batti il gorilla, batti il gorilla. Abbiamo un gorilla. Che significa anche avere un problema. Cioè, no, aspetta. È spawnato prima un gorilla, poi un altro e il secondo ha fatto il knockback. Cos? Cos? Ok, non ho capito questa cosa. E boom, ho ucciso il gorilla, perfetto. Possiamo schierare un botto di gente ora perché ci hanno dato i soldi dell'eredità. E niente, abbiamo vinto. Già, guardate un po'. Non guardo neanche, invece no, mi fa guardare per forza. Va bene, vediamo se riesco a fare almeno un ultimo livello. Ah, posso fare Sudafrica. Cioè, guardate quanti ne abbiamo fatti. Da qua abbiamo fatto tutto questo e siamo arrivati in Sudafrica. Beh, stiamo procedendo molto più velocemente così. Beh, abbiamo comunque dei gatti molto veloci ma anche molto potenti. La squadra che ho creato, questa qua, mi piace molto. Perché è una squadra molto molto veloce. Comunque con un costo che è abbastanza limitato, nel senso riusciamo a rispettarlo la maggior parte delle volte e con la nostra
tattica micidiale, di solito vinciamo, quindi è perfetto, mi piace molto, perché il mazzo che avevo all'inizio, io lo chiamo mazzo, poi chiamatelo come volete, quando giocai, quando finì The Battle Cats per la prima volta, tutto quanto, mi ricordo che era un mazzo invece molto lento. Quello era molto più lento, per quanto anche molto più tank, nel senso che resisteva di più ai colpi, comunque aveva dei tank in squadra. Quindi era un mazzo meno veloce, ma veramente molto molto efficiente. E qua il mazzo mi piace perché sono riusciti a combinare entrambe le due cose, quindi avere forza, ma allo stesso tempo velocità e tattica, cosa che con determinati gatti molto lenti è difficile fare. Veramente senza neanche un Uber super raro. Ebbene, quindi questa cosa veramente mi piace. Dopo, se volete, vi faccio anche vedere il deck, così se qualcuno effettivamente volesse provare a copiarlo, ve lo faccio vedere tutto quanto per bene. Vuvuzela, grazie, mi hanno dato Vuvuzela. Volevo vedere prima che cos'è che serve il Ghana, cioè co cosa dobbiamo battere. Il Ghana, perfetto, sta facendo tutta l'Africa. Questo, ragazzi, è il mazzo che secondo me veramente dovrebbero aggiungerlo nella Cat Combo List, ma vabbè. Sta laggando, non capisco il motivo, cioè lagga veramente un sacco. Volevo vedete, ma quando io clicco... Guardate, lo fa 2 ore dopo, vabbè, chi se ne frega. Questo è il mazzo che è composto quindi dal Macho Cat, Wall Cat, Rocker Cat, Ninja Cat, Yuki Cat, Titan Cat, Sushi Cat, Nymph Cat, Fencer Cat e Cutter Cat. Quindi questo è il mio mazzo, spero che vi sia d'aiuto. E niente, anche la seconda parte è finita, quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Iscrivetevi e lasciate like, ciao!